Repubblica Araba d'Egitto. Situata nel nord dell'Africa, la maggior parte dei suoi abitanti, ben 79 milioni, di cui circa 18 risiedono nell'enorme capitale, il Cairo, risiede lungo il fiume Nilo, anche a causa del fatto che vaste zone del paese sono ricoperte dalle sabbie del deserto del Sahara e quindi impossibili da abitare. Lo straordinario livello archeologico esistente nel paese lo rende una meta turistica molto visitata e nota ai viaggiatori, sebbene i recenti cambiamenti politici raggiunti con proteste popolari di vasta portata abbiano ridimensionato di molto questa importantissima fonte di ricchezza nazionale. Dal punto di vista religioso, la stragrande maggioranza musulmana, l'87%, schiaccia alla presenza cristiana, costituita soprattutto da ortodossi, l'11%, in particolare di rito copto. I cattolici sono appena lo 0,4% e trovano le loro origini nella predicazione svolta sia dai francescani minori che da quelli cappuccini, che dal 1630 fondarono una missione al Cairo. Poi nel 1675 arrivarono i gesuiti. La presenza cristiana guarda con comprensibile apprensione alla nuova presidenza di Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani, eletto dopo la deposizione di Hosni Mubarak, avvenuta nel 2011, dopo 30 anni di presidenza ininterrotta. Tra i motivi di maggiore preoccupazione delle minoranze religiose, l'orientamento del nuovo governo a rendere fonte principale della legge la Sharia, il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica. Significa semplicemente egiziano, ma dopo l'entrata dei musulmani è stata l'appellazione, la chiamata per i cristiani d'Egitto. Ma dentro questa comunità cristiana in Egitto, diciamo, la maggioranza certamente è copta ortodossa da 8 a 9 milioni. I fedeli cattolici sono quasi 500.000, ma divisi fra tante chiese. Vogliamo chiedere cambiamento, vogliamo avere i nostri diritti. Per questo che abbiamo ricevuto questa rivoluzione con molta gioia. Quindi speravamo di un po' di libertà della parola, un po' di libertà dei diritti politici, un po' di libertà anche religiosa, diciamo, perché era libertà fra parentesi, la libertà religiosa. Però purtroppo che quelli fratelli musulmani hanno approfittato di questa rivolta, stanno prendendo un po' il comando del paese. Che hanno tolto il privilegio di questa rivoluzione a questi giovani che erano meravigliosi. Perché? Perché i fratelli musulmani sono più organizzati, hanno più soldi, hanno più esperienza, hanno più relazioni con l'esterno. E poi, se guardiamo la carta del Medio Oriente, che cosa sta succedendo? Tutti questi movimenti di integristi che prendono il potere. Il masihiyin عايزين حقوق المواطنه في البلد ودلت العلو في الثوره يعني عايزين يبقى ليهم حقوق زيهم زي اخواتهم المسلمين في البلد وعليهم نفس الواجبات لكن احنا مش خايفين من حاجه غير ان ما يبقاش لنا حقوق في البلد او يبقى السيطره على كل حاجه في البلد وبالتالي يبقى ملناش حقوق في بلدنا اللي احنا اتولدنا فيها او اتربينا فيها. الاسلام non è soltanto una religione uno stato composto di tutti i credenti musulmani
Allora la nozione umma, nazioni, significa i credenti musulmani, e chi sono cittadini della prima classe, le altre sono cittadini di seconda classe. Si capisce subito che questa 90% è una donna cristiana. Quando cammini per strada, tra centinaia di donne, sei unica che non mette il velo. Sicuramente sarai, non puoi passare senza osservazioni. Questa situazione pure non è che ci fa portare indietro, perché ricordo agli anni 60, l'inizio degli anni 70, vedo le foto di mia madre, i miei zii, vestivano occidentali, in modo occidentali, senza maniche, vestiti corti, era una cosa normale. حصلت الفترة دي اضطهادات كانت المسيحيين فاكرين كانوا المسيحيين فاكرين ان العهد اللي مضى اللي كان فيه اضطهادات خلاص انتهى لكن حصلت بعد الثورة كمان احداث في كنائس كتيرة في مصر في امبابة وفي بلاد كتيرة في محافظات في مصر خلت المسيحيين قلقانين اكتر من الفترة دي. Alexandria non è prima volta, c'è altri da tanti anni fa, sempre fanno così con i cristiani. I cristiani nell'Oriente erano fin dal primo secolo, ma devo confessare che il clima di difficoltà o anche di persecuzioni non è nuovo, perché anche sotto l'imperatore Diocleziano dicono che ogni centimetro della terra egiziana ha bevuto il sangue di un martirio per la fede cristiana. Per noi non è facile che possiamo scegliere uno dei fratelli musulmani, perché noi abbiamo idea, non sappiamo se è vera o non è vera, però sicuramente ritorniamo molto indietro, nel Medioevo. Fratelli musulmani che vogliono cancellare le costituzioni mettendo il codice coranico al posto delle costituzioni. E questo è molto grave, perché vogliono applicarlo anche su non musulmani. La maggior parte dei cristiani votano per Shafi, poco ma sicuro. Anche se quest'altro dell'ex regime, però dall'altra parte molto meglio dei fratelli musulmani. Perché questi, se prendono comando, non sappiamo mai quando lo lasciano. La democrazia si impara e dobbiamo cominciare. E tutti i paesi che godano attualmente di una vera democrazia, mi sembra che hanno cominciato dal zero. Io voglio vedere in Egitto, perché l'Egitto è sempre più
bellissima. Io voglio, adesso vedo Egitto proprio bella di tutto il mondo, capito? Penso che le speranze di un egiziano, uno Stato democratico che rispetta la dignità umana e che rispetta i diritti umani, che sia la donna, che sia le minoranze religiose, c'è da fare dall'Egitto uno Stato moderno. Speriamo.